per poter predicare la tua divina parola. Tu solo sai, Signore, tra questi cari che vengono, quanti hanno bisogno di salvezza, e ti chiediamo nel nome di Gesù, fa che la tua divina unzione, la tua mano possa essere su tutti noi per poterci dedicare ad evangelizzare a tutti e a costoro che vengono da altre nazioni che non ti conoscono. Dio di grande misericordia, questa riunione la mettiamo davanti a te. Siamo certi che ci benedirai, siamo certi che farai sì che in questa riunione tutti quanti possiamo essere benedetti dalla tua grazia, possiamo ricevere salvezza chi non ancora è salvato, ma in un modo particolare, Padre, chiediamo l'unzione dello Spirito Santo per poter essere edificati, consolati e per poter essere tutti quanti disponibili per l'opera tua e pronti per il tuo ritorno. Ti presentiamo ancora le difficoltà che tutti abbiamo, in modo particolare gli ammalati davanti alla tua divina presenza, e ti presentiamo ancora il fratello Antonio Margherita in questo momento difficile. Sii vicino a lui e a tutti gli ammalati del tuo popolo. Siamo certi che ci benedirai e ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, nel nome di Gesù, il tuo santo figliuolo, il nostro caro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Amen, potete sedere. Siamo riconoscenti al Signore per questa occasione, in questo culto un po' diverso dal nostro solito programma. Abbiamo la gioia di poter ospitare questi cari, e quando mi è stato chiesto se questo era possibile ho detto certamente di sì. L'amore si dimostra anche con semplici gesti di accoglienza, di ospitalità, e noi siamo veramente grati a Dio che tutto questo possa accadere. Fratello Giovanni Tagliaferri ci presenta il lavoro. Amen. Signore sia lodato. Siamo contenti di essere qui con voi e soprattutto siamo contenti di essere qui con i nostri fratelli rifugiati. Quest'opera che porta avanti Christian House nasce circa 2 anni fa, quando alcuni giovani di questa chiesa vedono in televisione un notiziario, e in questo notiziario ci sono dei ragazzi rifugiati che dormono all'interno di stanzoni di un vecchio ristorante adibito poi a centro per rifugiati. E da lì ci nasce un'idea: vogliamo fare qualcosa per questi ragazzi che dormono in queste situazioni? E con un fratello di questa chiesa che fa il pizzaiolo pensiamo di realizzare un evento, una pizza per amore. Una pizza non ha mai salvato nessuno, né mai sfamato nessuno, ma un gesto d'amore fatto con un cuore che vuole rendere grazie a Dio di tutto ciò che ci dà, può essere invece un canale per poter raggiungere persone che sono lontane da Dio. E così nasce questo progetto della pizza per amore. Siamo circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, facciamo il primo evento e ci accorgiamo che mentre noi facciamo un culto di questo tipo con un gruppo evangelistico, dei ragazzi scendono con delle Bibbie. Allora ci cominciamo a chiedere: ma forse alcuni di loro sono dei fratelli nostri? E cominciamo a parlare e ci rendiamo conto che diversi di questi rifugiati erano dei fratelli nostri, erano dei pastori, erano delle persone che scappavano dal loro paese ma avevano realizzato un'esperienza profonda di salvezza in Cristo Gesù. E da lì comincia quest'opera in un primo centro a Calvizzano, dove facciamo un altro culto di questo tipo. E mentre noi facciamo questo culto vediamo, eravamo in mezzo al cortile di un palazzone a 6 piani, vediamo questi ragazzi scendere di nuovo con queste Bibbie in mano, venire avanti all'appello, pregare il Signore con noi, e ci rendiamo conto che c'è un popolo di Dio anche tra i rifugiati. E per caso, ma sappiamo che nelle strade di Dio non c'è mai il caso, ma c'è sempre la sua volontà, una persona che conosceva un fratello di questa chiesa che lavorava in un centro a Corso Meridionale, a 2 passi della chiesa, ferma questo fratello e dice: senti, io c'ho nel mio centro dei ragazzi rifugiati, mi sembrano evangelici come voi, ma non è che vorreste incontrarli?
e ringraziamo il pastore, il consiglio di chiesa, i fratelli che dopo citeremo, che ci hanno aiutato in questa avventura, e abbiamo cominciato a conoscere questi ragazzi che sono a due passi da noi al corso meridionale, e ci siamo resi conto che anche lì c'era un popolo di Dio, e abbiamo iniziato a incontrarli al primo piano di questo locale di culto e a fare dei culti con loro, dei culti africani che sono un po' come i nostri, solo un po' più movimentati per lo spirito della cultura africana. Però pregavamo il Signore, i fratelli che lo facevano, che ci aprisse una porta in quel centro, perché vedete, farlo qui è bello, siamo nella nostra chiesa, un bel segnale di accoglienza, però lo facciamo tra fratelli. Farlo invece nel cortile di un centro pieno di musulmani, di animisti, pieno di persone che non credono in nulla, e poter testimoniare, cantare, lodare il Signore insieme è una grande opportunità di evangelizzazione. E circa 3 mesi fa si apre questa porta, con una volta a causa della pioggia i ragazzi non potevano venire, delle circostanze hanno fatto sì che da circa 3 mesi stiamo portando avanti questo lavoro nel cortile di questo centro a Calvizzano, tutti i venerdì all'interno del centro con 350 migranti, a Corso Meridionale nel cortile con 330 migranti. E qualcuno di voi si può chiedere: ma perché noi dobbiamo fare questo? Ci sono tanti che lo fanno per lavoro, che impiegano le loro risorse per poter lavorare in favore di persone che scappano, e vedremo bene di cosa parliamo. Ma il Signore ci parlava invece con un passo della scrittura. In Matteo 25, al capitolo 25, al verso 31, è scritto così: quando il figliol dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli e prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, che vogliamo essere noi: venite, venite voi benedetti dal Padre mio, ereditate il regno dove è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi visitaste, fui ammalato e mi vestiste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato, in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. E questo passo ci ha esortato a tutti quanti noi a venire incontro alla richiesta di Gesù, che diceva: come si distingue chi ha e chi non ha la vita eterna? I capri dalle pecore. Perché avete accolto gli stranieri, perché ha dato da vestire, da mangiare a chi non aveva cibo, a chi non aveva da mangiare, perché avete trovato i fratelli in prigione, siete andati a trovare gli ammalati. È chiaro, dopo leggetevi con calma questo brano e vedrete come è chiaro il richiamo di Dio ad accogliere gli stranieri. Noi non vogliamo entrare neanche in discussioni polemiche, scappano, non scappano, perché scappano. Le storie le abbiamo toccate con mano e vi assicuriamo che hanno tutti meno di noi. Non ce n'è uno di loro che ha qualcosa in più di noi. E ci viene facile a volte, su dei ragionamenti grossolani, pensare che sono qui a invadere il nostro paese. Ma il Signore ci chiama ad accogliere lo straniero. E questo è il nostro, il mio, ma penso il sentimento di tutta la Chiesa, perché questa Chiesa ha accolto quest'opera, perché vogliamo adempiere a quello che il Signore ci ha indicato. Fui straniero e mi accoglieste. E vi lascio con questo video che racconta la pizza per amore di cui vi parlavo prima, ma soprattutto che racconta di visi, di espressioni, di storie, di persone che come noi hanno realizzato Gesù nella loro vita, e in Italia vogliono trovare credenti che come noi accolgono gli stranieri. A Dio sia la gloria.
con le persone che ci circondano, chi ha di meno di noi, però noi come cristiani vogliamo continuare questa attività e questa dedizione di Cristo per l'amore, di dare un sostegno materiale e spirituale a chi viene da noi lontano. Uomini e donne che per trovare un po' di pace hanno attraversato l'inferno. Queste sono le storie, le testimonianze che noi ascoltiamo di questi nostri fratelli. Vogliamo che un fratello che ci ha accompagnato in questo viaggio, con questo lavoro con i rifugiati, ci dia una sua parola di testimonianza. Voglio invitare il fratello Mario a dirci una parola di testimonianza. Lui è stato un combattente. Vedete, il venerdì noi ci incontriamo alle 9 perché i ragazzi lavorano e di solito verso 10 e mezza, 11 noi cominciamo ad andare via perché
cioè un po' di stanchezza si sente, chi rimane fino a mezzanotte, la mezza, a lodare il Signore è fratello Mario, che nell'animo è molto più giovane di noi e ci racconterà questa esperienza forte con i fratelli rifugiati. Pace a tutti. E posso dire che è una cosa bella. Ho fatto molte esperienze e sto facendo molte esperienze insieme a questi cari fratelli. Quando Giovanni e Alessandro mi dissero: Mario, puoi venire a collaborarci, aiutarci in questa porta che il Signore ha aperto? Io ho detto sì, pure perché ho una certa esperienza per i disagiati, come voi sapete, all'ospedale Cardarelli. Però è qualcosa di diverso in mezzo a loro. Mi trasportano a lodare il Signore in un modo con una certa libertà e ordine. È importante questo, perché loro lodano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, ma anche con il loro corpo, perché danzano davanti al Signore. Ed è una cosa bella, danzano per mettersi in armonia e in comunione con lo Spirito di Dio. In questi pochi mesi che sono stato con loro, e sperando nel Signore di stare ancora con loro, certamente mi sta arricchendo di più quelle che sono le cose spirituali. Questi cari fratelli sono venuti nel nostro paese, come ha detto Giovanni, stranieri, ma quello che ho constatato, il Signore li ha accompagnati, il Signore ha aperto questa porta per non lasciarli soli, e noi abbiamo individuato subito che il Signore voleva parlare ai loro cuori e tenerli fermi nella fede. Dio ci ha dato questa opportunità e io ringrazio a Dio e sono grato a Dio, perché non solo io che partecipo in questi culti, ci sono tanti altri fratelli, c'è il fratello Marco, c'è il fratello Giacomo, il fratello Nino, che vengono pure loro a lodare il Signore insieme, e insieme il Dio ci benedice e ci porta avanti. La mia testimonianza con loro è che mi hanno dato tanto e sono pronto ad accettare ancora altro da loro, perché sono certo che il Signore ha un piano per ognuno di loro, e si vede perché il Signore non li ha abbandonati in un paese straniero, si vede perché loro lodano il Signore con il cuore, alcuni piangono, alcuni lodano il Signore a alta voce con le mani alzate, arrendendosi davanti a Dio, piegandosi in ginocchia e ringraziando il Signore di come li benedice. E sono un testimone per questo. Io ringrazio Dio, sono grato a Dio di lodare il Signore insieme a loro. Passo la parola al fratello Alessandro Rovino, che darà tante altre cose che il Signore ci sta benedicendo. Dio sia lodato, fratelli e sorelle, pace a voi. È una gioia stasera trovarci insieme. Abbiamo desiderato fortemente condividere questo momento un po' con la Chiesa di Napoli, perché il pastore e i fratelli del Consiglio circa un anno fa ci hanno dato l'opportunità di usufruire, come diceva Giovanni, dello spazio qui in chiesa per poter tenere queste riunioni. E fratelli, è stato un anno davvero ricco di esperienze. Vi devo dire la verità, non facile, perché non è sempre facile, l'impegno è settimanale, è costante, il lunedì e il venerdì. Giovanni faceva riferimento a Mario, al fratello Marino, a tanti altri che veramente sono stati di grande incoraggiamento per noi, perché ci hanno aiutato proprio con la presenza e con la preghiera. È stato un anno non facile, perché questi nostri cari fratelli, ormai amici, hanno storie complicate alle spalle. Vi è stato detto prima chiaramente. Stasera, quando tornate a casa, riflettete che comunque voi, anche se non avete nulla, pensate di non avere nulla, avete qualcosa in più a loro, perché magari avete un tetto dove dormire e perché magari siete con la vostra famiglia. Qui abbiamo storie di uomini e donne che sono stati allontanati dalla propria famiglia. Ma la domanda è questa: come ci si pone dinanzi a queste questioni anche come cittadini? E scusate che io affronto questo tema, ma mi ha riguardato profondamente da vicino, perché noi, oltre che credenti, siamo anche cittadini e viviamo in questo mondo e ci poniamo delle domande. La risposta mi è arrivata da Dio tramite un carissimo fratello, uno studioso. Qualche mese fa intervistavo Maurer, che è un tedesco, è uno dei maggiori esperti di storia dell'Islam nel nostro continente ed è anche un credente. E io ci facevo una domanda molto semplice: siccome noi siamo cittadini, anche l'Italia è un paese travagliato e anche i cittadini italiani vivono un momento difficile, lui utilizza una parola ben precisa, definisce questi nostri fratelli rifugiati come un'opportunità.
Nell'Ottocento, agli inizi del secolo scorso, tanti missionari andavano in questi continenti per evangelizzare. Adesso queste persone le abbiamo in mezzo a noi. Le domande, gli interrogativi sociali, civili rimangono, ci sono, esistono, è lecito ed è pure normale che ce li poniamo. Però loro sono un'opportunità di evangelizzazione. Abbiamo il dovere di accoglierli come nostri fratelli. Ma c'è stato uno dei più grandi, forse il più grande attualmente predicatore in America, il figlio di Billy Graham, Franklin Graham, che conclude questo pensiero e dice: guardate, i governi sono chiamati a fare i governi, ma la Chiesa è chiamata a fare la Chiesa, e la Chiesa che fa? Ama, accoglie, apre le porte a chiunque, agli ultimi, ai ricchi, ai poveri, a tutti gli esseri umani. Siete d'accordo? Questo fa la Chiesa, è pronta ad amare. E grazie fratelli, grazie sorelle, grazie per tutti i fratelli che ci hanno insegnato fin da piccolini ad amare, vero fratello Rosario? Quando ci avete insegnato ad accogliere i più deboli. E fratelli, qui abbiamo storie fatte anche di debolezza, molto difficili, abbiamo conosciuto diversi di loro. La gioia meravigliosa è quando in questa sala qui sopra c'erano queste ragazze, dopo pregheremo particolarmente per loro, che erano gravide e dovevano affrontare i 9 mesi di gravidanza. L'hanno fatto, sono nati i bambini e li abbiamo presentati al Signore. Questa è stata una profonda benedizione. Continuate a pregare perché il Signore possa continuare a benedire quest'opera e ad aumentare il sentimento di servizio e di fede che noi vogliamo nutrire prima di tutto verso Dio e poi anche verso questi nostri cari. Siamo anche contenti stasera, sapete, il lavoro, chi fa questo tipo di lavoro si deve interagire anche, si deve interfacciare, deve interagire anche con le istituzioni, con chi ci governa. Siamo lieti perché stasera il sindaco ha voluto delegare la consigliera Maria Caniglia, che prego di venire qua davanti perché ci dirà una parola di saluto. Il sindaco conosce un po' questa realtà e sicuramente Maria ci porterà una parola di saluto. Ci ha detto che approfondirà soprattutto il lavoro spirituale che facciamo con questi nostri fratelli e per noi sarà un piacere. Prego Maria. Buonasera a tutti. Vabbè, come già anticipato, io sono presidente delle politiche sociali a Napoli e sono qui in delega del sindaco. Come già ci siamo detti prima, so che il sindaco ha avuto il piacere molto spesso di essere qui fra voi e mi ha parlato benissimo ovviamente della vostra realtà, e quindi sono onorata stasera di potervi conoscere e diciamo di poter far parte di voi. Io credo che Napoli ha mandato grandi segnali quest'anno. Napoli è la città dell'accoglienza. È facile dire di accogliere, più difficile è poi essere presenti nella quotidianità. Però Napoli si è sempre coordinata in questi mesi, dopo i tanti sbarchi che abbiamo avuto, con le istituzioni, quindi cioè con la prefettura, scendendo in campo e cercando comunque di dare una prima accoglienza a quanti di voi sono arrivati in questi mesi. E poi ci sono i napoletani. I napoletani che a un semplice messaggio del comune a cui abbiamo chiesto aiuto sono immediatamente intervenuti mostrando il loro grande cuore, quindi dandoci una grande solidarietà nei confronti delle istituzioni, nei confronti dei nostri compagni che hanno raggiunto finalmente Napoli dopo viaggi lunghissimi, e dopo poche ore avevamo raggiunto il tutto quello di cui avevamo bisogno per dare una prima accoglienza ai ragazzi arrivati a Napoli. Ecco, io credo che Napoli, intesa come istituzioni e intesa come persone, hanno raggiunto quest'anno il primato di essere capitale dell'umanità. Noi amiamo, noi siamo un popolo che ama al di là della nazionalità, al di là del credo, noi amiamo l'anima delle persone. Grazie per quello che continuate a fare, il comune nella mia persona ci sarà sempre e buona continuazione di serata, grazie. Grazie, grazie per queste parole. Lo dicevamo prima con il pastore, parlavamo con Maria della testimonianza di questa chiesa che vuole essere prima di tutto quella di darsi da fare. Se c'è
qualcosa di concreto da mettere in atto, ma il nostro principale scopo, la nostra principale missione rimane quella di parlare attraverso Dio al cuore delle persone. Ci fa piacere che un po' le istituzioni questo lo possano capire. Grazie, grazie di cuore. Vorrei chiamare Michael qui davanti perché vi presento questo nostro caro fratello. I napoletani lo chiamano Michele. Io mi sforzo di mantenere l'inglesismo, anche se poi il suo nome africano non è nemmeno Michael, è quello inglesizzato. Michael è stato un po' la colonna portante di questo progetto, di questo anno di attività, semplicemente perché noi ci siamo accorti che dovevamo conoscere questi nostri fratelli, dovevamo imparare a conoscerli e tutti ci hanno dato una mano. Vedo in fondo anche il fratello Nino Di Gennaro con la Rosa di Saron, che è stato anche molto presente durante quest'anno. In tanti ci hanno assistito, però Michael è stato, diciamo, la chiave per entrare nel mondo, nel cuore di questi nostri cari fratelli, perché è chiaro, conosce bene la loro vita, le loro terre. Anche Michael ha una bella testimonianza che stasera ci potrà condividere. Io vorrei che prima lui dicesse qualcosa, poi insieme stasera c'è anche un piccolo programma speciale, perché questi nostri cari fratelli proveranno anche a cantare per la gloria di Dio. Ma prima vorrei che Michael ci condividesse un po' la sua testimonianza. Grazie tanto, grazie. Alleluia, alleluia. Una cosa bellissima stare in mezzo a voi, è perché il Signore ci ha dato questa opportunità che possiamo stare insieme a guardare faccia a faccia. È una cosa, stare vicino e a stare in mezzo alle persone che sono credenti. Gloria a Dio di quello che il Signore sta facendo. Stasera voi vedrete le cose magari un po' diversi da quello che siete abituati, quindi preparatevi. Quindi non dovete essere condizionato, perché ormai queste sono le persone che provengono da diverse nazioni, ma sono, e qualcuno dice che magari il nostro colore è diverso, ma il nostro spirito non è diverso. Possiamo essere diversi nella nostra faccia, cosa, ma siamo battezzati solo con l'unico Spirito di Dio. Gloria a Dio. Mi chiamano Michele, perché di solito a volte le persone non riescono a pronunciare il mio nome. Il mio nome è McPherson Okorafo Azo. E comunque le persone mi chiamano Michele perché Michael è facile a chiamarla. E detto questo, cari miei, vorrei dirvi che la vostra presenza qui non è una coincidenza, perché nella parola ebraica la coincidenza non esiste. La coincidenza non esiste. Tutto ciò è ben predestinato da Dio. Se vi siete trovati in questo momento, in questo luogo, in quest'ora, in questo secondo, è perché il Signore l'ha voluto a farla. Quindi non devi scontare nulla, assolutamente nulla, perché credo che quello che siamo venuti qui stasera a vedere non è a vedere un concerto, non è a fare uno spettacolo, ma siamo qui insieme a lodare il Signore. È una cosa importante, perché qualunque cosa che facciamo è per la gloria di Dio, qualunque cosa. Quindi questi che voi siete, i fratelli e cosa, che siamo qui, le sorelle, siamo qui per fare le cose di Dio. E dunque, voglio leggervi un piccolo passo nella Bibbia, una cosa. Nella Apocalisse capitolo 7, leggendo dal versetto 9. Apocalisse capitolo 7, leggendo dal versetto 9. I'm just going to read from Revelation chapter 7, reading from verse 9. So that you, our brothers, also enjoy what I'm saying. Così i nostri fratelli possono anche insieme a viaggiare con noi.
In Revelation chapter 7 from verse 9, Apocalisse capitolo 7 da versetto 9, disse: dopo queste cose guardai e vide una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'angelo. E questo è una cosa a me che mi ha colpito tanto, perché disse che veniva da dove? Proveniente da tribù, nazioni, popoli. E quello che abbiamo visto durante gli atti degli apostoli, il giorno di Pentecostale, quando i fratelli sono stati battezzati nello Spirito, abbiamo visto che lì c'era in mezzo a loro, e c'è pure un fratello che viene da Niger. Niger, perché la parola Niger viene tradotto come la negro. Sono il significato che sarà persone con colore di, chiamano neri. E queste quindi facevano parte dei gruppi della fratellanza di Dio. Cari miei, l'obiettivo di Dio ormai con questo movimento, che lo chiamo un movimento, perché prima o poi che il fratello Nino Di Gennaro mi invitò, mi disse quello che loro stanno facendo. Il Signore mi ha parlato tante volte per quanto riguarda questo movimento. Dopodiché io mi sono incontrato con lui, abbiamo iniziato quest'opera. Vorrei dirvi, magari se qualcuno ha qua dubbio, non dovete avere dubbio, fate una telefonata o magari fate una richiesta a Dio che il Signore possa rivelarvi, a farti capire che davvero è quest'opera e viene da parte di Dio. Perché io personalmente così faccio: ogni volta che ho dubbio su una cosa, vado direttamente a chiedere al Signore cosa devo fare. Cari miei, la nostra vita è la vita che abbiamo in prestito, perché un giorno restituiremo questa vita. L'obiettivo, our objective on this earth is that we are going to heaven. Il nostro obiettivo in questo mondo è che lasceremo questo mondo, che un giorno andremo dove ciascuno di noi vedremo faccia a faccia, che viene da diverse nazioni. What we are doing here is that one day we are going to live here, that each and every one of us is going to meet in heaven. So there is not going to be an Italian over there in heaven. Non ci sarà un italiano lì in cielo. There's not going to be a Nigerian. There's not going to be maybe a Romanian. There's not going to be the differences of nationalities. Non ci sarà la differenza della nazionalità, perché noi ci apparteniamo in un solo nazione, il regno di Dio. And that is my happiness. So non dovete guardare che loro sono qui per fare le cose magari strane, come non siete abituati, ma loro così lodano. L'obiettivo mio è quello che credo, che questo, che con questo movimento, questo porta, come fratello Alessandro ha parlato, che la Chiesa in Italia ormai sta iniziando con la Chiesa, diciamo qui, la Via Carafa, possono accogliere questa opportunità. Ormai stiamo aspettando il ritorno del nostro Salvatore. Possono accogliere questa opportunità. È un grande... A volte io mi disse: ma come mai le folle, le persone arrivano tante così? Cari miei, ma se il Signore apri i tuoi occhi, tu puoi vedere di più. È una collaborazione per evangelizzazione. Perché l'obiettivo mio qui è che un giorno... E a Stadio San Paolo possiamo riempire 60.000, 80.000 persone possono venire a ascoltare la parola di Dio. L'altra volta sabato abbiamo visto che Ligabue ha fatto un concerto, più di 200.000 persone. Ma perché noi nella Chiesa non possiamo fare queste cose? Perché sta scritto nella Vangelo di Giovanni capitolo 12, capitolo 1, versetto 12:
se lui ci ha parlato che siamo i suoi figli. E possiamo fare anche più grande opera come ha fatto Gesù. Quindi la Chiesa vi chiede, ognuno di noi possiamo farla, perché questo è l'obiettivo. Quella stadio a Calamusa Mundelebu Candalabu, quella stadio San Paolo, possiamo riempirla un giorno. È possibile? Alleluia! Possiamo riempirla? Quest'amen non dobbiamo sperare, ma dobbiamo credere con la certezza. Perché non possiamo? Perché vediamo, perché in Italia credo che ci sarà un risveglia e ci sarà un'evoluzione, una rivoluzione spirituale. Come vediamo le persone, le stampide, le persone così un giorno. Chi può fare questo? Sono noi, ognuno di noi, che possiamo farla. Che un giorno sarà, come vediamo anche in America e in Nigeria, 1 milione di persone che vanno a ascoltare, 2 milioni che vanno a ascoltare le predicazioni. Perché in Italia non può succedere? Perché con Dio tutto è possibile. Il nostro Dio non deve essere limitato. Cari miei, e per questo questi fratelli oggi sono qui. Forse magari è la prima volta avere questo tipo di numeri di fratelli africani nella vostra chiesa, ma questo è un piccolo passo, perché un viaggio di 1 chilometro inizia da un passo e goccia per goccia fa fiume. Alleluia. Gloria a Dio. Stasera Michael ci ha ricordato l'importanza di poter credere, avere fede nelle promesse che Dio ci ha fatto. Dobbiamo metterci il nostro, dobbiamo contribuire a questo desiderio, a questa visione. E sapete, l'Africa è un paese che spesso è alle cronache di tutti i giorni per motivi tristi, ma voi dovete sapere che il Signore sta facendo grandi cose in Africa. C'è la più alta densità pentecostale al mondo, si fanno raduni anche con fino a 1 milione, 1 milione e mezzo di persone in una sera. Dio sta operando, perché lì dove c'è un grido di sofferenza, Dio interviene. Giusto per completare quello che diceva Michael, quello che ci ha stasera condiviso, è appunto è questa parola, vero Michael, che ricorre con insistenza quando ci vediamo con questi fratelli, ed è la parola amore, che è una parola spesso svuotata, perché ne abusiamo e ne svuotiamo anche il valore e il significato. Ma Dio ci ricorda che noi dobbiamo amare il nostro prossimo, e il nostro prossimo, amare il nostro prossimo significa donarsi, integrarsi, e non è facile, perché quando si ha a che fare con culture e mondi diversi ci accorgiamo che non è facile, ma è il nostro dovere farlo. Ama il tuo prossimo. Sapete l'unica definizione che viene data di Dio nella parola, nella Sacra Bibbia, qual è? Dio è amore. Dio è amore. Perciò quando siamo con loro accantoniamo i perché, accantoniamo i 1000 dubbi che ci appartengono come esseri umani, come cittadini, come dicevo prima, e ci lasciamo andare ad un bisogno di amore. E grazie a Dio, perché poi alla fine noi pensiamo di dare qualcosa a loro, ma chi ha partecipato a questi culti, è vero fratelli, siamo noi che riceviamo e siamo stati benedetti. Avete visto il video di una serata che con il gruppo Joel difficilmente dimenticheremo, perché fu una serata profondamente benedetta. Cantare insieme, lodare Dio, faceva un freddo quella sera forte, ma i nostri cuori erano riscaldati da Dio, un sentimento di comunione fraterna. Ma adesso vogliamo fare una cosa, cari fratelli e sorelle, perché qui non si tratta, diciamo, di fare un'esibizione o di uno spettacolo. La serata di stasera ha un perché, e il pastore l'ha subito percepito e colto questo, ed è quello di in qualche modo parteciparvi quello che noi abbiamo vissuto durante quest'anno. Il motivo è semplice ed è questo. Oltre che mettervi il peso di pregare, dopo lo faremo, adesso Michael invitiamo i nostri fratelli, farli accomodare qui sopra, perché proveranno a cantare qualcosa. Fratelli, non fate caso alle imperfezioni, perché vi dico che questi fratelli hanno provato venerdì, il fratello Mario lo sa, fino a che ora Mario, dove sei? Fino a tarda sera, è fatto tutto con la semplicità. Insieme alla parola amore c'è la parola semplicità. Quando siamo con questi fratelli, l'imperativo categorico
è quello di essere semplici. Il centro di Calvizzano, mentre loro si accomodano e si organizzano, dove siamo stati diverse volte, è un centro che, diciamo, dove succedono cose a volte anche difficili, vive un momento particolare, alle cronache anche giornalistiche degli ultimi mesi, ma grazie a Dio, perché all'interno di questo centro c'è una luce che risplende tramite questi nostri fratelli che noi curiamo, perché molti di loro hanno realizzato un'esperienza di salvezza e sono nostri fratelli, e molti di loro ci aiutano in queste serate, diciamo, in cui alla fine, se ci domandate quello che facciamo, sostanzialmente è questo, quello di pregare. Insieme a Michael poi abbiamo il nostro caro fratello che ci aiuta, che un po' fa da intermediario, diciamo, tra noi e questi nostri cari fratelli. Michael, vieni qui, traduci anche magari per loro se vogliono dare qualche parola di testimonianza. Prego. Ok. Nel frattempo abbiamo una testimonianza, perché credo che voi avete visto alcune sorelle che hanno questi bellissimi bambini, quindi qualcuno di loro ci darà la testimonianza. As you know, one of our sisters is going to give us a testimony. So, and our brothers also, they are here and they are going to give us, after they sing, then we'll come up and join up in this thing. So, sister, you have to prepare. So, when they finish, then you come up and give us the testimony. Quando loro finisce a cantare ora, e poi nostra sorella ci darà la testimonianza in breve. Hallelujah. Red, all that I am.
santo fiore, al simbolo di uomo fiore, forever I love you, forever I stand, nothing compares to the promise I am. Chiamiamo nostra sorella Ijoma, e questo è il suo nome. Ijoma significa, è un nome tribù, la tribù Igbo di Est Nigeria, che significa buon viaggio. She is going to give us the testimony of what God has done in her life. E lei ci darà la testimonianza di quello che il Signore ha fatto. Just there. Praise the Lord. Signore sia lodato. I'm here to testify the goodness of God in my life. E sono qui per testimoniare la cosa buona che il Signore ha fatto nella mia vita. For what God has done for me. Le cose che Dio ha fatto per me. For making me to have a successful delivery. Che mi ha fatto partorire in modo senza problema. Despite the devil want to take my life, but the God Almighty see me through. Nonostante che il diavolo voleva portare la mia vita, ma il Signore mi ha guardato. When I was pregnant, the devil tried many things to take away my life. Quando ero incinta, il diavolo ha fatto tante cose per portarmi via. Even when I was 8 months pregnant. Anche quando eravamo 8 mesi di incinta. I keep on hearing a voice. Io più spesso sentivo una voce. Prepare to die. Prepara per morire. Because 9 months you are going to die. Perché in 9 mesi tu morirai. I told this man of God. E gli ha detto questo uomo di Dio. He told me I'm not going to die. He prayed with me. E lui mi disse tu non morirai, e lui ha pregato per me. But after the prayer, I keep on hearing the voice. E dopo quella preghiera io continuo sempre a sentire quella voce. The day of delivering. Un giorno per partorire. It's not that my baby is too big. Non è che la mia bimba era così grande. It's not that I don't have strength to push. Non è che non aveva la forza per partorire. But the baby was sleeping in my womb. Ma la cosa è strana che la bimba stava dormendo nella grembo. The doctor tried all their best. E i medici hanno fatto tutto ciò che loro poteva fare, il meglio. To wake the baby up. Per svegliare la bambina. But the baby refused to wake up. Ma la bambina non poteva svegliare. Today stand the doctor say I'm losing strength. Persino che il dottore disse che io sto perdendo la forza. He said I'm going to have an operation. E mi disse che sarò operato. But today, ma oggi, I'm here to testify. Sto qui dando testimonianza. That my baby is alive. Che mio figlio è vivo. I'm also alive. Anche io sono vivo. I return all glory to God. Tutta la gloria a te, Signore. Amen. Alleluia. All right. Let everybody come. We are going to sing. Adesso ci condivideranno un canto un po' che hanno provato tutti insieme. Considerate che sono un gruppo eterogeneo, nel senso che faranno due cantici. Io mi arrendo, ignoro e lieta certezza in inglese. Dicevo, sono giovani che vengono da gruppi e da centri di accoglienza diversi. Quindi per provare, diciamo, non è stato semplice tra Calvizzano e la stazione di Napoli. Spero che accadrà quello che è accaduto a noi, che mentre questi nostri cari fratelli cantavano, anche noi abbiamo pregato ed adorato.
trusted in him. I believe. Noi canteremo cantico. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy to be here this night? Siete felici per ascoltare questo cantico? Praise God. Signore sia lodato. We are going to take a hymn. Noi canteremo questo cantico. I believe you sing along with us. E credo che tu canterai insieme a noi. If you know the song, you sing along with us. Se conoscete questo cantico. God will bless you in Jesus. Il Signore vi benedirà tanto. We are starting with I surrender. Inizieremo come io mi rendo. Feel the surrender.
Hallelujah. Amen. Amen. Alleluia. Ancora un inno. Alleluia. We are singing hallelujah. I guess you sing along with us. Noi canteremo questo alleluia. Hallelujah.
is a land? What is a land? Alleluia. Amen. Liberi di lodare il Signore. Gloria al Signore. Lo Spirito è in mezzo a noi. Senza distinzioni, barriere, separazioni. Siamo uno in Cristo, perché così vivremo nei cieli, tutti uniti per proclamare che è santo, santo, santo è il Signore, il Dio degli eserciti. Ricantiamo il coro, ricantiamo il coro, ricantiamo il coro.